difficoltà, tante aziende che purtroppo non le apriranno, tante altre sull'orlo del fallimento, ristori poco o niente, si comincia a scendere in piazza ora in Italia tra ristoratori, commercianti. Sì, finalmente è arrivato il momento di scendere in piazza, perché ormai era nell'aria che si sentiva questa insofferenza generale un po' di tutti i commercianti, di tutte le partite IVA. E è stato con piacere partecipare a Napoli alla manifestazione che è stata fatta alla Confesercenti a livello nazionale. Noi eravamo presenti a Piazza Plebiscito e proprio per far emergere questa insoddisfazione, dove ormai i ristori sono una cosa ridicola, non c'è più riscontro, ormai è un'elemosina che lo Stato ci sta facendo. Noi siamo chiusi da 400 giorni e quindi non possiamo più vivere in questa situazione, in questo modo di fare dello Stato, con tutte le restrizioni. E noi siamo chiusi per decreto, quindi se noi siamo chiusi per decreto da 400 giorni, è venuto anche il momento di capire se c'è fiducia per il futuro, che ormai è finita, non c'è più niente. E mi fa piacere che stai iniziando a uscire fuori questo malessere un po' di tutti quanti, e c'è stato proprio questa manifestazione che era a livello nazionale. E adesso qui anche sull'isola, sabato, ci sarà una manifestazione a soccorso, dove ci saranno presenti tutte le categorie, tutti i stagionali, i lavoratori stagionali, che è giusto che loro anche vengano in piazza per far capire le difficoltà che stanno affrontando. E quindi io invito tutti quanti sabato mattina alle 10 al soccorso per manifestare civilmente e pacificamente le nostre ormai la nostra sfiducia, il nostro malessere che ormai gira in tutto il paese, in tutta l'isola. Quindi vi invito tutti quanti sabato mattina.